Lo facciamo. A multigiocatore. No, porco zio. Costa una retta come forse. 18 gradi, sole. Multigiocatore. Questa server. Ai comuni, Imola. 17 su 24. Auto. Ah. Vincete questa. Non mi mette pressione. No. Allora l'hai fatto. Non mi fa entrare, vaffanculo. Perché? Per le medaglie. Ah, cazzo. E poi anche l'SA, io c'ho 66 su 70. Cosa facciamo? Gesù Cristo anche. Cambiamo server, dai. Esci. Ma una CC Belgium, figa. CG, però Monza, c'è sta. No, ci sono tutte le piste. Ma non posso entrare per le medaglie. Che cane che sei, ma cosa fai sui server pubblici? Cioè, sbatti la gente fuori. Però no, mi vengono addosso loro a me perché ero su 72, certo, non so io. E mica te lo giuro. Vedi anche. Vedi anche Andrea. Anche. Allora. Imola, Witzer, Witzer. Qua c'è un Witzer. Imola Pratice, però sono tipo in due. SA40, era 15 minuti e sono le qualifiche adesso iniziate adesso, però vabbè. Vabbè, se entriamo magari nel tempo che finisce la quali si riempie, dai, arrivo. Come si chiama il server? Imola Pratice. Imola? Pratice in inglese. Practice, Actis. Vuole il cane, si è incazzato. Anche variazione meteo. Quindi entro in questo. Ma c'è Zolder, sedete su 20 che sta per finire la cosa. Simracer.dezolder. Ah, però sei 100 minuti di qualifica. Falsa. Non l'avevo visto. Quindi? E niente, allora vengo quello lì, Practice. Sto per entrare. Siamo in 3, entro anch'io, connetto. 26 gradi, madonna. Tutti bene. Italiani, Giovinazzo, Cappella, Gabrielli. Giovinazzi? E lui? Giovinazzo. Ah, Giovinazzo. Ah, la qualifica è finita, muovetevi, manca 25 secondi. Porcatore, non lo trovo, anch'io. Allora esco. Forse perché è andato in gara e quindi te l'ha buttato in fondo. Porca. No, ma allora, ce n'è uno. 13 persone però con le GT4. Che. Esco. Facciamo quello con le GT4. Ma a Monza. A Monza. Cos'è che è? La CC Belgium Noob Fan GT4 SA19. Sono un secondo, prima entriamo nel server, sennò. No, ma Monza? È Monza, no? Lo so, due coglioni Monza, partiamolo dal fondo. Sì. Tanto non riusciamo neanche a qualificarci, dai, entriamo qui. Vai bene la macchina. Ma non mi fai entrare neanche qui, porco zio. Ma come, 19 sì che entri. CC Belgium? Sì, già ti dice. Ok. No, la GT3. Allora, Andrea Gariboldi. Sì. Non mi trovo al server. Sì, sicuro, sei online. Monza, metti il filtro GT4. Trovato. Sì. Filtro GT4, no, non me lo trovo, mi dà quello Paul Richard, ma non mi dà più Monza. Anch'io sono. Ma io sono dentro Paul Richard. Ancora in qualifica. Ma sono il Paul Richard, anch'io. Dietro? No. Ah, sto uscendo un attimo.
come si chiama. Non era CC Belgium? Si chiama CC Belgium Noob Fan GT4 chiocciola Monza. Eh no, era pieno, ero il sedicesimo. Ah, ecco perché. Falsa, adesso è saltato fuori, vedi? Sì, si è riempito. Ci sta facendo gara. Ce n'è una Imola con con 50 di SA e una medaglia di pista a Drive in Italia. Tonette. Facile. Sì, non serve il pubblico o è allenamento questo? No, è... quello c'è scritto AC Sport. Sì, è il loro pubblico tipo. Aspetta che mi connette. Beh, entriamo lì. Lo vedi già, Luto? Tu sì, anche lo vedi? Sto entrando. Aspettatemi un attimo che qua mi sono bene i coglioni invece. Tanto ci sono 14 minuti di prove libere. Allora, c'è AC Sport, che sono quelli che stanno girando, e poi c'è sotto... questo qua AC Sport è quello di allenamento. Vabbè, io e Paolo siamo dentro. Poi ci sono 15 minuti di prove libere, 20 di gara e 30... Cioè, 20 ma, di qualifica. Certo, ma mettevano la password, no? Ma finisce sempre fra un'ora la gara. Ok, allora... Sai che non trovo bene. Tossici. No, c'è. Allora, poi Drunk and Reaper scrivi. Allora, fermi un attimo. Italian Pro Driver Italian Pro Driver Monza, Imola, c'è questa Imola qua e 20 più 20 se volete. Non mi fa entrare. SA80. Aspettate un attimo. E non mi fa entrare 82 DSA, che cazzo. Barcellona, Porsche Cup, 59 di SEA, però 3 medaglie di pista non ce l'hai, vero, le medaglie? A CC Belgium, una persona su 24, dove si vede? È una ccimola.it. No, non ce l'ho nemmeno. Sta finendo le libere. E 15 minuti di qualifica più 25 di gara. SEA 30. Adesso una medaglia a pista. Sta finendo la gara? No, sta finendo le libere. No, 2 minuti di 20 perché sono appena iniziate le libere. Ma dove? acc.imola.it parentesi quadre imola.it. Ma basta che mettete acc dovrebbe venire fuori. Acc maiuscolo. Acc maiuscola. E Google list server. No, tre devi dargli una fissa 3 di... no, CC basta. Okay. No, 4 caratteri minimo per fare la ricerca. ACC. Fai spazio. Car on the right. Clear on the right. Allora, CC Monza, CC Belgium. Via, CC Belgium, Belgium. Dai. ACCH, sì, lo vedo. Imola.it, ok. Solo io è l'unico stronzo che non lo vede. Vai poi in fondo, 3 di 16 tipo. È vicino a Spacca Trofeo Natale. Con il lucchetto, ce n'è uno il lucchetto che si chiama Spacca Trofeo Natale, poco sotto c'è. Yellow flag in sector 1. Se no cerca ACC spazio, parentesi quadra, Imola, spazio it, chiusa quadra. Io sono dentro. Car on the right. 8 gradi nuvoli. Ah, sta finendo le libere, te pensa. Poi iniziata la qualifica. Va, perfetto. acc.imola.it lì. Vai. Exactly. Vi vedo. Ma Andre è morto. Microphone activated. Andre è morto. C'è da cosa dal cuore. Ma vieni a girare. Ah, giusto, vero che devi streamare. Si è elevato. Da pro guida.
Ah, mi fai lavorare sta pedaliera. Sempre una buona scelta. Salvatore pelando. Io odio quel cordo all'interno. A Imola. Non so perché ho deciso di iniziare il mio giro di qualifica attaccato al tuo culo, ma mi spiace Luca. Se vuoi ti concedo l'interno. Va bene, grazie. Quali? Vabbè. Ho cercato di togliermi prima possibile dalle palle. Ah, ma è pista veloce. Sì, infatti scivola la macchina. Poi è tanto calda rispetto a come abbiamo corso noi. A cagare qui, minchia, scivola un botto. Microphone muted. Madonna che frizzata. Entra gente. Microphone activated. Vai. Madonna. Disconnected.
vai, go go go. Ok, proviamo. Adesso dovresti sentirmi, guardi. Ora dovrebbe andare. No, non me lo prendeva più, non so perché. Oh, devo sistemare il FOV anche. Così non mi piace proprio per niente. Ma comunque per Fabio, se non mi sentiva. Sono nel server 3 io, non sono nel server 2. Allora, opzioni visuali. Let's... Te lo intendo da chi è che è aggressivo, ok. Grazie per l'info. Troppo. Meglio. Ehi, oh, oh! Got some light damage on the front of the car. No, non sono a posto con la visuale. Non sono assolutamente a posto con la visuale. Sono troppo vicino, devo allontanarmi un attimo. Ok. Ok, quindi lontano da KO. Va bene.
Non conosco nessuno di questi, mai girato nel CP, quindi non so chi ci sia e non mi ricordo nessun nome. Boh. Facciamo il trucchetto della velocità ai pit in pratica. Non ho mai girato con l'Aston a Spa in realtà, però vabbè, fa niente. Perfetto. Devo fare giri. Sì, va bene. Sono un po' random. Altri vedi che possono essere pericolosi? Così, eh. Io proprio zero. Zero, zero di zero. Flag in sector 2.
Oh, ho fatto una gara poco tempo fa a spawn, mi ricordo un punto di staccata che si avevano, incredibile. Fantastico, veramente. Dai, gommine, scaldatevi che siete fredde. Non finisce più sta cacchia di pit lane. Vogliamo sparare un giro normale, perché altrimenti partire dietro può essere un'idea. Manca un suicidio. E là, ciao Ale. Niente, che farò cagare a Spa perché non mi ricordo un singolo punto di staccata sull'asciutto. E che... E basta, che faremo schifo, cerchiamo di portare a casa la macchina. Giusto per chiudere la prima CP. Tutto... Vediamo un po'. Sì, faccio la CP. Fa due minuti.
se devo riportare un giro in tasca, almeno qualsiasi sia il giro va più che bene, mi interessa molto. Yellow flag in sector 3. Yellow flag ahead, watch out. Brutto brutto, eh? Ma brutto brutto brutto, vabbè. Yellow flag ahead, watch out in front. Bruttissimo. Devo tirare giù le pressioni. Allora sono... guarda, non ho più ancora 45 minuti di gara, quant'è? 28.36. 45 minuti di gara. Ma che 12.22? Ah, dodicesimo, no, male male. Streamlabs, ma io avevo disattivate le cose di Streamlabs, vabbè. Facciamo una cosa al volo. Al volissimo. Ma devo far fuori il bot di Streamlabs, che non capisco perché è vivo. Perfetto, ho fatto fuori il bot di Streamlabs. Mamma mia, in gara andrà meglio. Allora. Dashboard, vediamo il bot cough, non dovrebbe stare funzionando. Ah no, perché c'ho il nightbot, in teoria dovrebbe essere funzionante il nightbot. Ho tempo per una pisciata. Il netbot è dentro, vediamo. Sì, il netbot è dentro, quindi funziona il netbot. A dopo, Ale. Ciao, Cosimo. Ok, il netbot funziona, perfetto. Vedi giù, posti qua. Io
pausa pipì un attimo e torno. Mic feedback off. Mic off. È un disastro perché non so che strategia fare. Innanzitutto facciamo così, treno gomme e ne spariamo uno alto, gomme asciutto, pit stop unico, quindi devono rimanere uno. Ba ba ba, 45 minuti, quanti litri metto? 70? Ragazzi, help me. Ma sì, dai, chi se frega al massimo. Vado un filo più lento. Poi farò telemetria, anzi. Famo in sì. Così, vediamo di studiarci un setup. Prossime gare. Gli metto un altro con consumo di 4-1, la madonna Fabio. 45 minuti? Così tanto? 2 minuti a giro, 45 minuti, sono 20... oddio, effettivamente. Sì, vai, ho di 92. Grande Fabio, il salvatore. Cambio gomme c'è, il refilling non è low, ok, perfetto. Facciamo così. Il piano fa circa un'ora, ottimo. Mi fido di te, se rimango senza benza è colpa tua, Fabio. Ho capito. Vai. Al massimo si va di fuel saving. Disaster. E riaccendiamo la macchina che è meglio. Sarà da ridere, ragazzi. Sarà veramente da ridere. Qui le strategie sembrano già tutte a posto.
metto la mappa bassa per consumare meno benza. Calda una sega. Qualcuno si è girato nel giro di formazione, bravissimo. Scaldiamo un attimo i freni. La mappa. Prima CP, signori, vediamo che cacchio succede. Ho dimenticato di attivare anche Crow Chief, quindi quella verde parte presto. Primi momenti di paura, panico. Quasi pulitissima, non ci credo. Sicuri di star bene questi qua?
Allora, sto snack qua sicuramente ne ha, ma devo, insomma... probabilmente ci prova prima della bus stop. Molto probabilmente ci prova prima della bus stop. Non voglio rischiare. Car on the right. Clear on the right. Devo liberarmi di sto qua. Devo assolutamente liberarmi di sto qua. Yellow flag ahead, be careful. There's a slow car ahead. Quello! Non l'avevo visto! No, ho sbagliato. Vai, 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 vai. Magari triplo schermo.
No, un singolo 32 pollici, Demes. Solo un singolo 32 pollici. Grazie Demes per il follow. Se non vi rispondo è perché cerco di star concentrato, ma... Vedo che c'è qualcuno che ne ha più di me, bravi. Bravissimo. Minimo di danno, quanto... Cazzo. Ora posso guardare la mia vita per imparare il più possibile, bravo. La miglior cosa è sempre giocare. Da me impari come va uno che non è fortissimo, ma... Car on the right. Clear on the right. Diciamo che cerco di essere il più corretto possibile e portarla a casa solitamente in pista. Questo è... la base di tutto, poi vabbè, stasera è giusto un po' alla cazzo, non ci sono campionati in corso, non ci sono... non si vince niente, tutto allenamento e divertimento. Basta in due giorni, un dolore in mezzo alle gambe. Ho iniziato un po' di tempo fa e sì, le prime volte mi stavo... mi ammazzavo, veramente, e da un misero G29, quindi... ma gira, chi se ne frega dei tempi, tu gira, 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 impara, impara le piste, impara come, come si gira, come si comporta la macchina, poi i tempi vengono. Uno 56 altino, quindi vai tranquillo che ne hai, ne puoi avere tanto. Magari... merda. Primo taglio? No. Salvo. Questo castagno Muniz ne ha in realtà, però... il sistema di ranking non mi fa impazzire lì, guarda qua non è ancora al massimo, secondo me ci saranno delle modifiche in futuro, però guarda, le cose più divertenti è andare nei server pubblici, divertirsi con gli amici e partecipare ai campionati organizzati dalle varie community che ci sono. Ad esempio i ragazzi che faccio parte sono i Drunken Reapers, loro organizzano diversi campionati, questo mi prende sempre qua. Sbaglio la radio on. Ci sono anche altri portali, Sport Series eccetera, ma nei gruppi Facebook trovi veramente di tutto, assolutamente, quindi gira, divertiti, soprattutto vedrai che si migliora sempre di più. Migliorare lo rouge. Pit window quant'è? Fra poco in teoria. Rettiglione, oh, esco male da rettiglione. Guardi. Devo cercare di farla meglio. Ma la Porsche è... questo qua va come un matto. Poi non è fortissimo nel resto del tracciato, però va come un matto su quel punto lì. Io sta macchina qua non l'ho mai usata sul... su Spa. Quindi
Adesso c'ho anche sto mazzai dietro al sedere che mi rompe le balle. No, lo vedo poco aggressivo. Ho tanto margine ancora, perché in realtà c'è un botto di errori. Dai, via dire Tion. Vado, quanto perdo. Perdo un botto. Perdo veramente tanto. Sbagliata. O forse ho preso più uscita, no, sbagliata. Ragazzi, siamo in 5 in live, eh. Il miglior risultato mai avuto su Twitch per quanto mi riguarda, grazie. Grazie, grazie. Finalmente abbiamo fatto un retillon quasi decente, quasi, perché non è ancora bello. Bene. Importante uscire molto bene da qua. Cerca di prendere un po' di spazio.
davanti stanno girando molto più lenti. Qualcuno si è ammazzato. Quasi in piena. Quasi in piena. Quasi. Spero che i due dietro si ammazzino uno con l'altro. Intanto mi sta scappando la pedaliera, il pit dovrò sistemarla. Diretto ai pit. Sto proprio scappando la pedaliera, ragazzi. Bastardo questo. Qua da un sacco di tempo. Ragazzi, fra poco vedrete il mio cranio perché devo sistemare la pedaliera. Non spaventatevi. Questo è scemo. Questo è un cretino. Ma si può? Pronti a ripartire. Pedaliera bloccata. Devo uscire davanti a sto qua, a tutti i costi. Ok. Bravissimi davanti. Bravi meccanici. Grande pit per i meccanici della scuderia Foglio Rosa. Fatica. Vita verde, rientriamo tredicesimi. Magari riusciamo a recuperare qualcosina per Cugliari. Su questo so già che partirà a cannone e mi centrerà. Oh, so già. È ovvio. Qua dovremmo avere un minimo margine, dovremmo averlo. Margine di un cazzo però.
Adesso cercheremo di farlo sbagliare, così ce ne liberiamo. Andiamo a prendere. P10? Sì. Più o meno sì, meno male l'obiettivo quello è. Una perfect 10 sarebbe strabella, vediamo cosa riusciamo a fare. Forse ce l'abbiamo, forse. Bisogna vedere se le gomme mi vanno bene in temperatura e in pressione. Benzina no, pacchi, davanti stanno andando bene in pressione. Quindi dietro ho preso un secondino quasi sul castagno Muniz. Concentriamoci. Ok, prima è andato ai box. E via. Si va, ragazzi. Ora si dà tutto. Dodicesimo, 23 secondi dal secondo che ha già pittato, vediamo. Lasciare andare perché ci schiantavamo. Abbiamo dietro uno che non ha ancora pittato, sto da Ancona qua. Io ti faccio anche passare all'interno, però. Car on the right. Clear on the right. Vedete ragazzi, correttezza prima di tutto, Che se ho perso un po' da quello là davanti non mi preoccupa, no, lo posso riprendere. No, mi sa che ha sistemato la macchina. Bene. Si punta al 221. Vediamo qua come va. Diversa gente che sta per uscire dai pit. Ragazzi, è dura, 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 è dura. Qua devo tagliare. P10. Adesso dobbiamo difendere su Garbellini. 2 secondi. Almeno. Non dobbiamo assolutamente mollare quei 2 secondi. Per nulla al mondo. Mi spingiamo, ne abbiamo le gomme più calde di lui. Qui c'ha le gomme fredde.
No, 221 ce l'abbiamo. Cosimo, dovresti fare un po' di CP anche te, dovresti iniziare, eh? Non grande Andrea. Che mi serve il mod, ma ti voglio vedere in pista. Qua posso fare un più lungo, ma non troppo presto. Car on the right. Clear on the right. Questo si è ammazzato, credo, perché... No, non parti mica di culo così, eh. Non esiste. Perché c'è su gomme nuove, non puoi partirmi di culo. Bene la corda qua, bene la corda qua. Si sente uno stono, come se toccasse sotto dell'out. Sì, è il G29. E credo l'ABS. Messo setup aggressivo base, Ale, quindi proprio alla buona, non ho fatto setup né niente. È puramente setup aggressivo e via. Radeon. Boh, magari è troppo bassa, perché di core, perché l'aggressivo è bassino. Può essere. Non se ci faccio caso. Ma lo vedo poi dalla telemetria una volta che... vado a guardarmi i tempi finita la gara. Perché vedo se prende gli scostoni. Scendere sotto... Ulla. Persa. Sì, può essere che tocchi. Può essere. Lo so, grazie. Non mi ammazzavo, ora facevo così. Comunque sì, può essere che tocchi, eh. D'accordo con te. No, faccio il secondo che sono più tranquillo io. Ragazzi, mi concentro un po' per gli ultimi 15 minuti, perché se non sto sul 41 rischiamo di... Se sto sul 21 rischiamo di non portare a casa la nona.
Non posso fare errore. Mi esci largo. Ammazzato Carlos? Questo è tutto grazie agli insegnamenti del caro Mats. Io qua perdo un botto. Ringraziate tutti il Mats per la macumba a distanza. Ancora 5 giri, 4 giri. È figo farle... vaffanculo. Potere di nostro Mats. Come che ho la pianta di cannare la Re di Ono, mi schianto fra poco. Non so perché non mi ha dato penalità. Credo perché rispetto al delta ho perso. Però era tagliata tanto effettivamente, però. Finché non mi dà penalità, ragazzi, io la prendo per buona, che lo fa. Cioè. O quello o la morte, diciamo che ho scelto quello.
Lo so, però ho ancora due warning che posso prendere. Contando che mancano tre giri. Preferisco non uccidermi. Cioè, preferisco prendermi un warning per taglio che spaccare la macchina. Preso 6 decimi da quello dietro. Troppa erba. Ciao Miki. Sono arrivato quasi alla fine purtroppo, ma sto sudando. Inizio a essere stanco. Fabio poi l'ha fatta, sì, Fabio è su server 2. Io sono su 3, quindi non ci siamo beccati insieme, meno male perché altrimenti mi asfaltava. Sono più contento così io, no? Buonina. Però tocca sotto. Aveva ragione Ale. Ottimo, 2,5, si sono ostacolati tanto. Buono così. Scarifichiamo un po' di più questa. Portiamo meglio dentro questa. Preso il largo, 4 secondi, ora bisogna stare calmi. Un attimo di calma, sì, perché si stanno battagliando tra di loro. Shaq e Angel, come si chiamano. E quindi... hanno perso tanto, invece ho pista libera.
quindi sono più tranquillo. Forse un botto, vabbè, fa niente. Scille Cariddi. Ma che manca ancora tanto, due giri. Succede di tutto. Il leader è l'ultimo giro, io no. Vorrei iniziare anch'io l'ultimo giro. Ecco, punto. Ragazzi, mai rallentare troppo, perché se quello davanti si schianta io posso recuperarlo. Io assolutamente mai mollare. Come il buon Mazzi insegna, o come i buoni bergamaschi insegnano, mola mia. Grazie Miki, ti voglio tanto bene, eh. Mollata tantissimo. No, e quando è che mi dici leader is finish the race? Sì, forza. Sì, sì, ma non ho due bonus, ma non taglio apposta. Ottimo. È andata. E adesso ci schiantiamo all'ultima. Senza pietà. Più o meno ce l'ho quasi fatta, eh. GG. Dai.
Io, senza sapere né leggere né scrivere, vai dritto alla chicane, te ne frega. Mamma mia ragazzi, abbiamo un posto sicuro dove fermarci. E si torna ai pit. No, quanto ho preso dal primo. Un botto. Roper girava fortino, D'Ancona anche. Il mio carissimo amico che si è scantato. Oh, è andato abbastanza bene, dai. Ottavo per essere la prima CP. Not bad. Not bad. Ma lo schermo fa un botto di luce, perché... Vediamo un po'. Belli tutti rosa. Vorrei a foglio rosa, non è... Tanto da qua non ti ho guadagnato i CP, credo, Negot. Uno! Oh, ragazzi. Uno! È un inizio. Devo provarmi adesso a stay box, che polo. Cos'hai combinato, Fabio? Safety si è alzato di brutto questa gara. 91. Racecraft, vabbè. Sa che l'elo medio era bassino, effettivamente. Vabbè, dai. Beh, ragazzi, uno non è male. Ma è la prima, dai. Secondo me devo farne due o tre. Dai, Fabio, raccontami com'è andata. Ho usato un po' la... La tecnica Mats Racing. Cioè si ammazzavano gli altri e io... No, ho fatto due o tre sorpassi carini all'inizio. Vediamo un po' che me lo salvo questo, perché... Non mi è dispiaciuto. Non mi è per niente dispiaciuto. Vediamo un po'. No, io il passo non ce l'avevo, però meno male credo di essermi trovato nella posizione in cui dovevo stare, perché gli altri giravano più o meno sul mio passo, Vediamo com'è andata. Vabbè, qui c'è una vita di attesa. 2 minuti, 3 minuti, giro completo. Ma split 3 è medio. Split 2, cioè medio. Livello mio in realtà, il forte era forte, punto. Però gli altri meno male erano al mio livello. Ma qualche sorpassino carino l'avevo fatto. Ah, e qui ragazzi, cioè, vorrei far notare una cosa. Non si è ammazzato nessuno al Radeon Rouge. E anche in prima staccata non si è ucciso nessuno, quasi non ci credo. Guardali, tutti bravissimi. Cioè, è un miracolo. Aspetta, guardiamo dietro adesso, io faccio lo sganassamo dietro. Come è andata? Questo è l'ultimo. Shaq, ma stai più o meno nell'ultimo, Shaq ha preso meglio. Oh no, guarda! Bellissimo. Grazie Dimes. È un piacere. E quella toccatina rientro ai pit mi è dispiaciuto un pochino, però... Vai, tu gioca, buttati dentro, gioca se... Se vuoi qualcuno per giocare, trovi i canali Facebook del gruppo Racing. Mettiamo anche il Discord, o se c'è il Discord vai a seguire anche gli Zero Simulazioni. Sono dei ragazzi che fanno parte del gruppo Drunken Reapers, che streamano, anche loro.
E trovi il loro Discord. Adesso vedo se riesco a metterti il link qua, perché in realtà ho la possibilità di metterti il link. Vedo un attimo anche i sorpassi che ho fatto. Allora, ti giro il link degli zero simulazioni. Entri nel loro canale e trovi tutti i ragazzi che sono qui in... Che c'erano qui. No, ma inizia a girare con noi. Allora, Academy noi come Drunken non ce l'abbiamo. Siamo un gruppo di ragazzi che alla fine si divertono, organizzano campionati. Però inizialmente ti consiglio di entrare in live con i ragazzi degli Zero. C'è gente che gira forte, gente che gira un po' più piano. E vedrai che ti diverti, assolutamente. Allora, inviti. Nope. Come ti invito? Io ti faccio, ti mando questo link. Allora, copia. Ecco qua. Entra qui su Discord, nel canale di Zero Simulazioni. E vedrai che i ragazzi, Fabio, Ale, che sono qua in chat, Mick, Cosimo anche un po' gira, io faccio da moderatore al loro canale. I ragazzi di Zero, tutti stra simpatici, ci sparano cazzate. E quando sono in live i ragazzi si gira. Adesso invece stiamo anche pensando di mettere giù un canale per riunire un po' quelli che si trovano magari il pomeriggio a giocare. Girone ha fatto casino i box, Fabio. Guarda, io ho preparato la strategia 2 minuti prima di entrare in tra... Come ho sparato un sorpasso carino, ma questo qua me l'ha lasciata... Grande, Dem. Ottimo. Bene, bene, bene. Avevo sparato un sorpasso carino su Cuglieri. Ma perché lui l'ha presa larghissima. Io cerco di stare stra stretto. Infatti è andata bene, però anche quello dietro di me è andato. Poi ce ne sono stati anche altri in realtà, adesso vado a vedere. Questi mi hanno fatto un po' da tappone per un po'. Mi hanno fatto veramente un po' da tappone. Vedo che il primo me lo sono fatto, esatto, il primo me lo sono fatto a Radeon. Ed è andato. Poi Ancel, credo di essermelo tenuto davanti per un bel po'. Ma o si è stampato. Ah, qui c'è un altro ammazzo che si è ammazzato. E un po' di gente che si è ammazzata c'era, eh. Vediamo. Ah, qui si è ammazzato il nostro amico... Quella Porsche che ha passato la gara ad uccidersi praticamente, Castagno Muniz. Ne aveva di più, ma tanto di più, ma si ammazzava, non riusciva a stare in pista, cioè. Ho acceso manualmente, pensavo che fosse acceso per sbaglio e per sbaglio poi però non volesse prendere di ripartire. Fabio, devi sempre però ti ricordo che hai usato i comandi manuali a Imola, quindi mi sa che l'hai lasciata in comando manuale e ti sei dimenticato di accenderla. A 5 secondi devi far partire la macchina. A 5 secondi dal fine del termine. Fa un po' di analisi armatica, sì, adesso l'ho guardato. Io sono partito 8 secondi, 7 secondi prima, 6 secondi prima della fine del turno. Perché volevo assolutamente evitare qualsiasi... Ah, questa è stata bellissima, ragazzi. Questa è da rivedere perché è stata veramente bellissima. Jimenez qua fa... Il sorpasso della vita. Credo che da una visuale così si vede molto meglio. Sì. Frena, frena, frena. E quello con la Lexus non l'avrei mai preso io poi, perché andava veramente più veloce di me. Però, che vuoi fa? Ciao Demes, buona serata, grazie per essere passato. E quindi... Poi sono rimasto sempre davanti al nostro amico. Ofa. Ecco, qua mi sono incazzato. Qua mi sono girate le balle. Occhio a non toccare l'iniezione. Eh sì, è vero. Fabio doveva imparare a usarla bene, non c'è niente da fare. Qui ho staccato bene, ero interno, tranquillo, ero portato fuori. Io volevo andare ai box. E questo si lancia in mezzo così, vabbè.
Fatto sta che gliel'ho fatta al pit stop, anche perché lui aveva un botto di secondi da riparare. Un po' di secondi da riparare. Poi però ne aveva di più. Andiamo sul Motec. Vediamo cosa abbiamo. Motec. Tolgo la webcam perché è la chat, perché sennò non si legge un cazzo. Sul Motec. Allora, esco da CC, faccio giusto 10 minuti, ma perché... Ma giusto perché almeno vediamo un po' le cose e poi devo andare a nanna. Proprio perché sono stanco, imballato di C. Mica per altro. Allora, open file. Spa. Vediamo questi tre qua, ma perché credo che siano sostanzialmente tutti identici. Direi che sono tutti completamente identici. Close. Close look file. Bene ragazzi, questo è il setup. Guardiamo i giri dove sono stato più costante, perché all'inizio ho fatto un po' cagare. Invece qua, bene o male, la costanza, cazzo, non era male. Qui ho una bella costanza ho avuto, la seconda metà di gara. Vediamo se toccava, sì, secondo me sì, tutta la vita tocca. No, pirla, devo andare qua. Devo andare in suspension. Ok, eccolo qua. Secondo me tocca. Vediamo. Allora, qua era l'inizio. Ma sai che... a vedere quelle sotto, vediamo dietro. Ma sai che in realtà può essere che non toccava. Vedere una cosa, quella ride date base. Allora, la ride date qua è -01, ma io voglio sapere suspension, ride date 53-63, 53-64. Vuol dire che devo andare... No, guarda che non ho toccato, eh. Però ho il sospetto che andavo a bump stop. E... ni, Fabio, io ce l'ho. L'avevo preso da un video YouTube di Nils Nauskos. Comunque fa strano vedere l'auto che gira a sinistra. Ah, perché c'ho la webcam. Aspetta. No, giro a sinistra, giro a sinistra. Voi come la vedete la webcam, ragazzi? Aspetta. No, giro a sinistra, giro a sinistra. A sinistra, dai, si vede. È giusto. No, posso mettervela così, ma... è abbastanza inguardabile. Mi piace di più così? Mi piace di più, lascio così, così la webcam, ragazzi. Non ho nessun problema. Dopo Fabio ti giro su Discord il link del video o ti giro direttamente il template, perché poi qua io l'ho modificato, me lo sono creato io. Ho creato diverse schede che gli altri non hanno creato. Magari poi ti giro il mio, dai. Visto tutto... Sì, Ale, anche a te. sì, ve lo giro, tranquilli. Comunque, secondo me non ha toccato. Perché l'altezza base della sospensione è 50... No, può essere che abbia toccato, dai. Vediamo fin dove va. Però se il base è 54, la ride date sul... mi scende a 35. Vedete che zoom un attimo. Devo zoomare un singolo punto. Si abbassa fino a... si abbassa fino a 21, ha toccato. Ha toccato sicuramente. Si abbassa tanto. Quindi sì, sicuro ha toccato. Gli toccava spesso. Anche perché se vado a vedere qua ho tanti colpi, ho un po' di colpi veloci in realtà. Quindi può sicuramente essere. Vediamo il base se loro mi dicono qualcosa. No, Anna India.
Però sì. No, sospetto tutti. Cioè, sospetto che abbia toccato. In particolare davanti a sinistra. Sì, bene o male toccava. Toccava davanti. Era davanti a sinistra nel cambio di direzione. Quando andavo a prendere il cordolo interno sulla sinistra, andava a toccare. Quindi si può sistemare. Allora vi giro il zip, il Motec, l'ambiente Motec. Base CC. Allora ve lo zippo. Ok, e ve lo giro su Discord. Allora, Fabio, te l'ho messo nella nostra chat comune. E Ale, te lo metto qua. Ecco fatto. Sì, probabilmente anteriore sinistro. Esatto. Era la legnata più forte. Sembra lui. Da quello che si vede qua, sembra lui. Perché proprio tirava una bella legnata. Se vedi la suspension travel, che è quella, è praticamente la corsa rimanente alla sospensione, è arrivata praticamente a zero. La sinistra arrivava a 0, la destra arrivava a 2, le posteriori no, le posteriori non picchiavano, però le anteriori sì, le anteriori picchiavano abbastanza, erano bilanciate perché si comprimevano bene entrambe, ma picchiavano, era forse da indurire un filino la macchina, e infatti questo è sputtanato, però ci sta. Va bene, ragazzi, io vi abbandono perché è tardi e vado di là. Grazie mille a tutti, è stata una gran serata a livello di persone. Vi ringrazio tantissimo. E questi giorni farò ancora una CP magari, quindi dovrebbe... Top ride, dai, facciamo un ride, vediamo chi c'è. Vediamo un po' chi c'è, vediamo. Vediamo il Nasca. Vediamo il Nasca. Or Kevin. Facciamogli. Vediamo il Nasca, dai, no. Il Nasca è con Gilardoni. Vediamo Kevin. Esegno ride. Kevin Scully. Andate ragazzi, tutti dal Kevin, buona serata e buonanotte a tutti, ciao ciao.